Giovedì 16. Allora, sono le 7:55. Sono sveglio già da 40 minuti. Sono stato alla toilette. Bevuto il caffè. E adesso mi preparo a iniziare la giornata. Stamattina sono partito più tardi che potevo perché già so quello che devo fare stasera e domani. Cioè, mi ha dato un accenno quello per domani, ma quasi sicuramente sarà quello. Allora, pomeriggio devo andare a ricaricare e sicuramente prima delle 6 non parto dall'azienda. Quindi stasera ho bisogno di poter lavorare fino a tardi, per cercare di fare più strada possibile o addirittura riuscire ad arrivare sul posto, in modo che domani mattina inizio a lavorare quando scarico e non devo partire prima per arrivare sul posto di scarico, perché domani ho un ricarico a Ravenna e molto probabilmente sarà un posto di quelli che ci puoi lasciare parecchie ore, onde evitare di rimanere appesi a Ravenna o poco più giù di Ravenna, perché mi manca l'impegno. Stasera posso camminare fino alle 11, quindi cerco di arrivare sul posto. Domani mattina alle 8 parto, quindi domani sera potrei camminare un'altra volta fino alle 11, e questa cosa mi darebbe la possibilità, anche dovessi essere trattenuto fino a tardi all'interno dello stabilimento dove dovrò caricare, di rientrare a casa. Questa è la scelta che ho fatto. Va bene, dai, stamattina è freschino qui, lungo la Val di Chienti, 5 gradi. Ora vado a scaricare sta roba presa ieri a Morrovalle e poi chiamo se non c'è stato fa altro, se rientro. Carico fatto, sono le 9 e 7 e mo ce ne andiamo in magazzino, dai. E poi si va a casa.
Eccoci qua, sono le 15 e 13 e sto ripartendo adesso da casa. Sono rientrato che era le 10 e mezza. No, alle 10 e mezza ho lasciato il camion perché ho finito di fare tutto quello che dovevo sistemare, cambiare il rimorchio, pulire i vetri. Poi sono andato a fare un po' di commissioni, sono rientrato a casa, fatto pranzo, mi sono dato una sistemata, ripreso la cena per stasera e il pranzo per domani. E adesso si ritorna in ditta, si ripiglia il camion, vado a caricare per Scarperia, ossia Barberino di Mugello. Per chiudere la settimana, ormai questa settimana siamo entrati nel tormentone della Toscana. Allora, sono le 17.25, ho finito di caricare e sono appena ripartito. Allora, io sapevo che era un carico completo per Scarperia, invece non è completo, c'ho anche una consegna per la zona Castelmaggiore, se non ricordo male, lì a Bologna, prima dell'interporto. Una volta che devi passare qui che non incontri la macchina sempre. Passaggino al centimetro. Con l'asse alzato, che è ancora più difficile, senza sterzante. Faccio un po' avanti, non mi fa sporcare le rode. Non mi fa sporcare le rode. Ciao. A centimetro, eh?
Allora, pausa velocissima, mezz'ora per cena qui a Badia Alpino. Ora vado a pigliare il caffè e poi riparto subito. Allora, proprio un pit stop veloce veloce, eh? E adesso si riparte. Un'ora e 40 ancora a disposizione di impegno. La guida ci avanza, però non ci abbiamo più l'impegno. Ci arriviamo a destinazione da qua senza problemi. Allora, siamo arrivati, il parcheggio davanti alla fabbrica è pienissimo, non c'era più un posto, quindi sono dovuto tornare 200 metri indietro. Che ci sta questi altri parcheggi con la pendenza a sinistra e a destra. Io mi sono messo dalla parte destra con la pendenza a sinistra. Va bene, comunque sono avanzati 12 minuti allo scadere del tempo. Adesso qua compiliamo l'agenda e poi chiudiamo le tende e ci mettiamo a riposo. E giovedì è andato.